Allora ragazzi, i video della Francigena partiranno proprio da qui, Piazza del Duomo. La tolgo un attimo perché sono da solo, quindi vabbè. Giusto un attimo, questi video non li vedrete adesso, che è praticamente 26 ottobre, ma li vedete un po' più là, quindi non so cosa succederà nel frattempo, ma per adesso è obbligatorio la maschera all'esterno. Comunque, ragazzi, lì giù c'è un bookshop, non so se la vedete, di lì, quella porticina. E serve per prendere la credenziale, eccola qua, della Via Francigena, che per chi non lo sapesse è il passaporto del pellegrino che serve per avere accesso praticamente a tutte le strutture pellegrine, che non so se sono aperte in questo periodo, però ci proviamo. Non so se passerò domani qui da queste parti, perché adesso devo trovare un posto per questa notte. Qui c'è lo zaino con tutte le cose e quindi volevo cominciare qui, volevo farvi vedere la meraviglia di Piazza del Duomo, che è veramente incredibile. Ovviamente il Duomo e domani si parte per la via Francigena, il pezzo che va da Siena a Roma. Buongiorno ragazzi, allora la mia via Francigena comincia proprio qui. Allora, qui vedete le tappe, di lì c'è Porta Romana. Ok? Si esce praticamente da Siena e comincia la via Francigena. Allora, praticamente il percorso è molto facile e intuitivo, basta chiedere per il Porta Romana, è una via dritta e si arriva direttamente a lì. Ci sono indicate le tappe, come avete visto, praticamente, e da qui in avanti, almeno fino a Lazio, da qua pendente, sono tutte molto impegnative, quindi, anzi, impegnative. Quindi vedremo un pochettino se sarà veramente così, ma per il momento è un piacere uscire da Siena perché questi vicoletti sono comunque pieni di vita anche al mattino presto, anche in questo periodo particolare storico. Quindi è molto molto bello, soprattutto non circolano macchine, quindi è un piacere camminare e qui poi una volta usciti insomma vedremo cosa ci aspetterà. Praticamente le indicazioni sono principalmente due. O i cartelli, come quelli stradali, dove c'è scritto Via Francigena e molto spesso Via Francigena Sud, che è quella utilizzata per i cicloviaggiatori, che al momento non ha differenze, cioè il percorso indicava lo stesso da entrambe le parti, e dei, ve li faccio vedere dopo, dei nastri, degli adesivi bianchi e rossi in stile CAI, sui pali, i paletti o della luce o quelli dei divieti, per esempio. Dei segnali stradali con scritto Via Francigena, quindi questa è più o meno la situazione. Le deviazioni sono poche, per intenderci, non è come il Cammino di Santiago che sembra una strada, solo quella che non puoi sbagliare, parlo soprattutto per il francese, però diciamo che per il momento è abbastanza agevole. Io sono senza guida e non conosco niente dei posti, proprio perché non ne voglio sapere niente, mi voglio lasciare un po' sorprendere, voglio pure perdermi se necessario, ma meraviglioso. Eccoci qua ragazzi, due amici cicloviaggiatori che ho incontrato, fantastici. Allora, le terre di Montalcino si avvicinano, via Francigena, direzione Roma. Adesso andrò dove stanno andando loro, ovviamente non al loro passo. E abbiamo chiacchierato una decina di minuti, molto belle. Loro stanno arrivando dalla Svizzera in bicicletta, molto belle, vogliono andare giù e vedere il più possibile. Intanto un altro cartello qui, vedere il più possibile dell'Italia, possibilmente farla tutta. Ho dato qualche indicazione, dato che io mi sono fatto tutta la parte praticamente che manca a loro in bicicletta qualche mese fa, anche se le cose stanno cambiando di nuovo, quindi potrebbero, in questo contesto storico, ripeto, purtroppo devo ripeterlo per far capire, le cose cambiano da un momento all'altro, quindi non è detto che la situazione che ho trovato io sia la stessa per loro, però qualche informazione utile è sempre importante. Almeno sulle strade che non cambiano, comunque è fantastico questa cosa. Pellegrini zero per il momento, intendo a piedi. Ciclo pellegrini, se così vogliamo dire. I primi due li ho incontrati adesso, però è sempre fantastico scambiare qualche chiacchiera con semplicemente persone diverse da te che hanno una bellissima storia da raccontare. Peccato che i ritmi siano diversi, chiaramente, per ragioni di mezzo, però è sempre fantastico. Intanto qui andiamo nel percorso dove macchine e veicoli a motori sono. Non sono i benvenuti. Allora, ragazzi,
11 km e mezzo andata, sono al Ponte d'Arbia, che è sempre frazione di Siena, ovviamente sempre in direzione Roma, e tappa della giornata, no, qui Isola d'Arbia, Ponte d'Arbia oppure Buon Convento. Vediamo un po', non lo so, sto provando a chiamare qualche struttura, ma è tutto chiuso per il momento. Meraviglie che si incontrano lungo il cammino, fantastiche, devo dire, e a parte qualche piccola zona industriale, poi per il resto, la maggior parte, diciamo, dopo Siena si abbandona l'asfalto e si va sullo sterrato, comunque terriccio. C'è qualche tratto un po' trafficato sulla Cassia che si ripeterà fino a Roma, però diciamo che è molto godibile nel frattempo. Allora, rettifico, le indicazioni sono pessime in certi casi, cioè il problema non è che non ci sono, ma sono addirittura sbagliate. Mi sono trovato in una proprietà privata dove c'era un'ex scuderia di cavalli, ovviamente, poi di cani belli grandi, i cavalli non c'erano più, i cani sì, e niente, quindi non ho potuto fare altro che andare avanti e trovarmi in questo paesino fantastico, dove però ci sono dei vecchietti straordinari, veramente i toscani sono di una calma e di una pazienza che anche quando sbagli strada ti fanno stare veramente tranquillo. E quindi sto riprendendo la strada, praticamente ci sarà una salita che poi arriverà di nuovo più o meno lassù, io vengo da lì e quindi si ricongiungerà con la strada, non so se avete capito, però diciamo che lo sto percorrendo, per me è un po' più semplice, poi da lì riprenderà insomma di nuovo la Francigena, dove dall'alto farò tutta la strada non asfaltata ufficiale per poi arrivare a Buon Convento. Eccoci qua ragazzi, benvenuti a Ponte d'Arbia. Allora, io non ho idea di dove sia, cosa sia Ponte d'Arbia in realtà. Andiamo, vediamo un attimo, dovrei andare da quella parte probabilmente. Vediamo se renderà la tappa di oggi oppure no, in realtà non lo so, perché c'è solo un ostello da queste parti per pellegrini, ma non risponde, comunque ho provato a chiamare ma non sembra aperto. Buon Convento a 5 km da qui, sto cercando prima qualcosa da mangiare però perché ho molta molta fame, e questo è il paesaggio che mi ha accompagnato più o meno tutta la mattinata, stupendo. Nel frattempo ragazzi, pausa tra mezzino, questo è il secondo che ho preso, l'altro l'ho già mangiato, sono riuscito a fare una storia di trama assurda. Ponte d'Arbia, allora, situazione, ho parlato con la signora gestore del bar, mi ha detto che il centro non si sa se è aperto e forse c'è un'altra struttura, una fitta camere, bisogna vedere, vediamo un po' come se riesco a trovare posto qui. Sinceramente mi fermo, anche perché domani dovrò arrivare a San Quirico d'Orcia, che è più o meno a metà strada, cioè nel senso qui siamo a metà strada da dove sono partito e dove dovrei arrivare domani, San Quirico d'Orcia. Quindi la tappa è spezzata bene. E vediamo com'è, però molto carino. E sicuramente è un qualcosa nello stomaco, si ragiona in un modo completamente diverso. Allora ragazzi, nel frattempo sono arrivato, sono anche da solo. Mi hanno dato il codice per entrare e al momento non c'è nessuno. Il centro culturale Cresti di Ponte d'Arbia. Dopo vi faccio vedere la stanza sopra, ci sono le altre stanze, dovrei essere da solo. Sì, perché questa è la scarpiera e non c'è niente, quindi si conferma la mia ipotesi precedente che sul cammino non c'era nessuno, perché effettivamente non c'è nessuno. E quindi adesso almeno sono dentro, posso sistemare le mie cose anche se non c'è ancora nessuno. E fantastico. E l'unica cosa in questo periodo bisogna fare un'autocertificazione, insomma, questa cosa qua. Però c'è anche il timbro che si può fare la credenziale, quindi non male. Anzi, il piano superiore è questo, confermato che non c'è nessuno, incredibile, mi verranno ad ammazzare probabilmente stanotte, lì c'è la doccia, questa è la mia stanza per questa notte, vediamo se si accende.